il lupo rapisce e disperde le pecore, perché il mercenario è scappato. Il lupo, cioè l'avidità, assale il corpo sociale e insinua che l'interesse privato prevarica sul bene comune. Se è abbastanza crudele e prepotente, e così la convivenza umana si frantuma in gruppi di interesse. Il lupo, cioè lo spavento, assale le persone miti e le induce a cercare protezione nella solitudine, e così il convivere si frantuma in celle da eremiti con le porte corazzate. Il lupo, cioè l'arroganza individualistica, alimenta l'orgoglio e l'egoismo e costruisce persone che vivono pensando di essere il centro del mondo e gli unici che hanno diritti e pretendono di essere serviti, e così la solidarietà si spezza in una giungla di arrivisti. Il lupo, cioè lo spregio per i diritti e le leggi, persegue progetti di potere e di guadagno aggredendo le regole della società, e così la legalità si riduce a una complicazione procedurale in cui cercare le scappatelle per i propri scopi. Il lupo, cioè il branco selvaggio che si aggira e si appropria di spazi che diventano infrequentabili, e così la città si frammenta in territori dominati da questa o da quella banda. Il lupo è, nella pagina evangelica, l'immagine dell'insidia che compromette l'unità del gregge, e la pagina evangelica è stata scritta per fare esaltare l'opera del buon pastore, che invece raduna il gregge, lo tiene unito, lo conduce insieme, pronto a contrastare la dispersione a prezzo della sua stessa vita. La scelta delle letture che abbiamo ascoltato intende offrire elementi per l'elogio di San Carlo, della sua dedizione infaticabile a impedire la dispersione del popolo di Dio. E la gente del suo tempo poteva essere tentata di divisione, di frammentare la comunità cattolica sotto la pressione della riforma luterana. La gente del suo tempo poteva essere tentata di disamore verso la Chiesa a motivo del comportamento scandaloso di alcuni suoi ministri. La gente del suo tempo poteva essere tentata di disperdersi nell'esaltazione delle iniziative locali, nel servilismo verso i signori del luogo, nella creduloneria verso santoni e maghi, devozioni e superstizioni del paese. San Carlo ha vegliato sul suo gregge in nome di Dio e l'ha conquistato alla comunione ecclesiale con la sua frequente presenza in ogni angolo della diocesi, con la sua esemplare dedizione a favore dei più tribolati per povertà e malattie, e con la fermezza del suo governo e con la riforma del suo clero. Le letture proclamate in questa solennità, in cui veneriamo San Carlo e viviamo l'ordinazione di questi 5 diaconi, queste letture non permettono solo di fare l'elogio di San Carlo, ma mettono in evidenza quale sia lo stile e la missione dei diaconi e del ministero ordinato in senso generale.
e permettono di aver chiaro quale sia lo scopo del ministero ordinato. Le parole di Paolo agli Efesini insistono: le differenze dei ruoli e dei ministeri sono per costruire un solo corpo, per vivere in un solo spirito. Sì, a ciascuno è data una grazia, ma se è una grazia, è un dono per tutti. Sì, ci sono diaconi, preti, vescovi, ci sono consacrati e consacrate, laici impegnati e laici senza particolare incarico, ma guai a chi riceve la grazia come un privilegio, guai a chi ne fa motivo di pretesa. Tutto quanto è stato dato dimostra di essere grazia di Dio se contribuisce allo scopo di edificare il corpo di Cristo. E come si pratica il ministero perché sia a servizio della comunione? Come si pratica il ministero in modo che contrasti la minaccia del lupo che vuole disperdere e rapire le pecore del gregge? In primo luogo ci deve essere una visione di fondo, una intenzione generale. Chi ha ricevuto la grazia è chiamato con una vocazione santa a fare della sua vita un dono, un servizio fino al sacrificio. Ma per essere onesti, si può vivere altrimenti? Che vita è quella del mercenario, quello che serve finché ci sono vantaggi e non ci sono pericoli? Confermo che la vita che merita di essere vissuta è la vita donata. Non mi pare che ci siano possibilità di avere stima di sé, di vivere con la fierezza di non vivere in vano se la vita è trattenuta, se diventa un esercizio di egoismo e di egocentrismo. Mi pare che solo una vita donata è una vita piena, è una vita di cui uno può essere contento. Ecco, dobbiamo avere anzitutto questa visione generale della vita, da intendere come una vocazione che si compie in una risposta che è una consegna di sé. In secondo luogo, la coerenza con la grazia ricevuta richiede la cura per rendersi amabili. San Paolo raccomanda con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità. Coloro che si fanno avanti per mettere in pratica il comandamento dell'amore devono fare di tutto per rendersi amabili. Spesso si deve constatare che le difficoltà delle comunità, le divisioni che si creano, l'inconcludenza che genera frustrazione e disaffezione alla vita comune, non nascono in questo tempo da chissà quali contrapposizioni ideologiche, non nascono in questo nostro tempo da eresie che minano l'ortodossia, nascono piuttosto dalla reazione aspra e istintiva, dall'ostinazione che non vuole ammettere i propri torti, dal risentimento che medita una rivincita piuttosto che la riconciliazione, dalla volubilità che rende imprevedibili e inaffidabili. È necessario chiedere la grazia
di arrivare fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo, di vivere non solo mettendo in pratica il comandamento dell'amore, ma mettendolo in pratica con uno stile che rende amabili. Non sono così sicuro che San Carlo avesse questi tratti di umiltà e di dolcezza e di magnanimità, ma il suo sacrificio si è reso particolarmente significativo quando, per i malati di peste, per i tribolati del suo tempo, si è comportato, come si dice, come una madre. E noi vorremmo anche noi praticare questo stile nel vivere il nostro ministero, e a questo esortiamo i diaconi, i preti e noi stessi che esercitiamo il ministero dell'Episcopato: amare in un modo tale da dare testimonianza dell'amore di Dio rendendoci amabili. E in terzo luogo la docilità all'opera di Dio, che è al di sopra di tutti ed è presente in tutti. La vita cristiana e la dedizione a edificare la comunità e l'unità non sono un proposito velleitario né una ricetta che si impara una volta per tutte. Il segreto è consegnarsi all'opera di Dio e lasciarsi condurre con disponibilità e semplicità. Ci aiuta, e possono aiutare questi diaconi, la vita familiare, che con il succedersi delle stagioni, dei tempi della vita, delle diverse responsabilità, aiuta a lasciarsi condurre dallo Spirito. Ci aiuta la circostanza che talvolta ci costringono a scelte e a modificare progetti e aspettative. Ci aiuta la comunità con le sue attese e talvolta anche con le sue pretese, e ci fa porre domande al nostro modo di essere diaconi o preti o vescovi. Essere docili allo Spirito perché, come dice San Paolo, opera in tutti ed è presente in tutti, e anche così ci conduce a conformarci all'uomo perfetto che è Gesù. Invochiamo dunque la protezione e l'intercessione di San Carlo. Ci affidiamo sempre alla potenza dello Spirito Santo e siamo pieni di gratitudine per questi 5 uomini che si fanno avanti per collaborare con il Vescovo, e riconosciamo in tutto questo la potenza di Dio che ci chiama a vivere nella comunione, a edificare una Chiesa unita, a resistere alle potenze del male che vogliono disperdere il popolo di Dio. Siamo convinti che solo in comunione, solo praticando la comunione, solo uniti, possiamo essere un segno del regno che viene.